speriamo bene e che vada tutto bene. Ma Roma, non c'è il babbo? Sta lo della figlia. Se l'è calmato? L'apparenza pare, ma non c'è da fidarsi. Ma io ho paura, guardi, Ma non ti preoccupare, Cocca, che ci stavo io. Che, non ha capito ancora quello che gli sono detto? A modo suo, ha capito, ha capito. Oh, ma, senti una cosa, ma che ci sta per cena? Che c'è di fame io? Questo stasera me lo bello, stasera la cena prepara parto. Guarda, che gli passa per la testa? Non ci resta che aspettare e vedere, spero che vada tutto bene. Oh, va, ma non è ora del mangiare. Mi pare che no. Ma che? Ancora non ti hai preparato cena, Pippi? No, stasera Enrico ve l'ha voluta preparare. Guarda un po'. Ah sì? Allora, quindi tu mi sa che ci va avvelenare a tutti, che io non mangio però. Ma non è capace, se non altro, per non spendere i soldi per comprare lo veleno. Siete già attenti se non volete finire tutti quanti all'ospedale, la gente è retta. Ma è vero, ma quello che dice Zio? Ma non gli era retta, non gli era. Sì, la vedremo, la vedremo. Dopo. Io vedo che ci Maria, il tempo che si stracca, ma basta io. Quando sei che stiamo tutti, E questa sarà tutta la cena che si è preparato? Ti sei sforzato tutto. Precisamente. Se non te ne va, alza le chiappe e vanno a dormire. Senti, lo veleno non le si messo, sullo palo, sullo visto. Che questa è tutta quanta roba genuina. Oh, mi fa piacere, allora dammi la parte mia che c'ha già fame. No. Prima, dato che la famiglia è tutta riunita attorno a sto bello tavolo, le voglio dire parole. Lascia stare. No, non posso, Pippina. Non posso voglio. Oggi chi per una cosa, chi per un'altra, vi siete sbordati tutti quanti contro di me. Perciò, con tutta calma, voglio mettere le cose in chiaro. Ma che gli via ancora queste? Lo matto, sempre. Se siete detto di essere gli indecisi, state deve zitti e lasciatemi parlare. Zitti tutti che parla, Rigo. Ecco. Ecco la dimostrazione lampante di come li figli d'occhi e civili. Sfotti pure, Ma scommetto che dopo vi passa la voglia. E state tranquilli, uno lo guardo, ma scordate bene tutto quello che vi dice Rigo, Oggi si sta da contro di me una contestazione generale e quadri due me le ho detto chiaro e torno sul muso. Quest'altro che invece è meno istruite e ignoranti come le zucche, non sono usato questa parola. Però la sostanza è stata quella, Perciò, caro medico, lo vedi? Io non capisco perfettamente il significato di questa parola. Che per forza, si un gabisciotto, sì. Sei finito? Calma, calma, sorella, che te vedono meglio. Tu per pigliare nel discorso, io non sarei un uomo giusto con quattro. No, perché mi comporto da ignorante, da russo, da diavolo, da fascista. Bene, benissimo. Questa è la contestazione vostra. E adesso è la mia, Perché anche io ve lo rifiuto. Anche io ve rifiuto. Ma chi vi conosce più? Chi siete? Allora a questo punto Rigo si domanda, se non me siete cosa? Perché vi devo passare la magnata? Ma perché vi devo venire a casa mia? Se volete rimanere per qualche altro giorno qua dentro, lo potete fare. Ma per quanto riguarda lo magna, letemelo dalla testa perché la stasera non ci sta più niente cosa. Non perdete tempo a cercare, perché Rigo ha messo tutto quanto sotto chiave. E con questo vi schiaffo tanto de buonanotte a tutti. Io sto de qua, tu stai de là, sarda lu fossu e veni qua. Chi te se insorberà chiappette tonne, quello che te manca a me me venne.